ero convinto e speravo in una vittoria o in un pareggio, mai in una sconfitta. Sono contento della prestazione della squadra. Sono scontentissimo dall'arbitro, perché ha condizionato e ha distrutto una partita. Gliel'ho detto anche all'arbitro nell'intervallo. Se ci pensate, non abbiamo avuto il pallino della partita, sempre noi, e abbiamo subito 4 gol. 4 gol di cui 2 rigori inventati. 2 rigori inventati, ma non è più possibile che da 5 anni gli arbitri vengano a Messina e fanno quello che vogliono. Non è corretto, non è onesto. I sacrifici che la società fa e poi vengono svaniti da un arbitro che non era in campo, ma chissà dov'era con la testa, non è corretto, non è giusto. Quindi sono molto scontento di questo. In ogni caso, l'arbitro inventa il primo rigore, inventa il secondo, noi vinciamo 1-0. Al 45esimo a 2 minuti di recupero, siamo a 2 minuti e 15 secondi. Io sono accanto alla porta, la palla esce di 30 centimetri fuori e l'arbitro ti inventa, non fischia e subiamo il gol. La squadra è giovane, psicologicamente ne risente. Abbiamo subito 10 minuti, 2 gol. Perché? Perché ancora non eravamo in campo, perché giustamente la squadra psicologicamente ne risente. Ma poi ha tenuto sempre il pallino la squadra, ha giocato bene, ha tenuto il campo. In la squadra sono contento, sono andato già dai ragazzi a dire bravi ragazzi. Quindi è una prestazione, è una squadra. Io nei 5 anni non mi ricordo mai di aver perso una partita in casa e giocato così. Giochiamo, 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 è una squadra forte la nostra, ma non possiamo subire 4 gol come li abbiamo subiti oggi. Cioè non può l'arbitro condizionare una partita, perché la squadra è giovane, non può. Primo rigore, secondo rigore, il gol dato mentre la palla è fuori, non fischia al 47esimo. È incredibile quello che è successo oggi, mi auguro che non succeda più, ma io, la nostra società fa sacrifici e non è giusto, non è onesto che un arbitro venga qua e non è in giornata. Non voglio dire altre cose, penso che ancora era con la testa a casa, non al campo. E quindi è un reclamo che farò anche ai vertici della federazione, non posso accettare una situazione simile. Il pubblico ha risposto bene. Il mio desiderio era di iniziare con una vittoria, 2 vittorie, 3 vittorie. Purtroppo da 6 anni non riesco. Oggi una vittoria avrebbe cambiato il mondo. Ma noi fino all'ultimo abbiamo giocato 4-2, 4-3 dalla traversa, 4-4 potevamo fare. Niente occorreva per ribaltare e fare un pareggio. Tutto storto. Però i ragazzi, cioè grinta, entusiasmo, hanno corso. Sono contento della squadra, molto contento del gioco, di tutto. Purtroppo c'erano delle pecche, qualcosa, il gol fatti, ma psicologicamente la squadra ne risente dopo che questa invenzione dell'arbitro. Il pubblico sì, mi auguro che continui a sostenerci, perché questa squadra darà soddisfazione.